Mi rimandano a casa, dicono che non possono fare niente perché il governo dice che non posso essere testata in questo momento e che comunque qui non mi ammettono perché comunque il mio livello di ossigeno è normale, il che è una buona notizia. Certo è brutto non essere testati e non sapere se ce l'hai o no, è una cosa assurda, secondo me è assurda. Ciao belloni, questo video non avrebbe dovuto cominciare così, ma così. Lì diciamo che vende cose per la casa, la carta igienica è completamente finita. Entriamo da Tesco a cercare cibo e carta igienica. Sono finite un po' di cose sugli scaffali, però c'è, la frutta c'è. La verdura pure è un po' finita, il latte ancora un po' c'è. Quello che invece è proprio finito sono i saponi, sono andati via subito, soprattutto quelli antibatterici. Qui c'erano le salviette, non ci sono più. Gli spray antibatterici sono finiti già da una settimana, io ho preso forse l'ultimo. Io non mangio carne, però ecco, la carne è stata un po' decimata, carne e pesce, e il pollo è completamente finito, ragazzi. Surgelati decimati, è rimasto il ghiaccio, non potevano rimanere gli snack. Ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma la carta igienica è finita completamente, non c'è più carta igienica. Quindi, come tanti altri, noi compreremo la carta cucina da usare come carta per il popò, just in case. Nei gruppi dicevano che sono finiti gli scatolami, ma soprattutto là in fondo c'era la pasta. E la pasta non c'è più. Niente di pasta. Di fronte mancano tutte le altre robe. Avranno fame a colazione. Brutti momenti anche per chi si nutre a pizza perché stanno finendo. E voi direte, vabbè, la carta igienica si può ordinare su Amazon, ma è esaurita dal produttore. Soprattutto i prezzi, ragazzi. 45 pacchi di carta igienica a 54 pound. Questo spray della Dettol, che è antibatterico, costa 45 pound. Questo lavapavimenti qui adesso costa 12 pound. Io penso di averlo pagato 2. Settimana scorsa 14 un semplice spray. Questo è un semplice sapone per le mani, uccide il 99,9% dei batteri della Dettol e costa adesso 15,99. E questo è quello che succede quando cerchi di fare la spesa online sul sito Ocado, che è piuttosto popolare, ma mai abbiamo avuto quasi 10.000 persone davanti per fare la spesa. Qui si parla sempre di Regno Unito. Questa è la farm dove prendo le verdure. Di solito al 15 marzo hanno deciso che non prenderanno più clienti perché hanno troppe consegne da fare. Quindi anche questo sito, niente. E questo è uno dei tanti siti che vende qui in UK dall'Italia. Tutto sold out. Tutto sold out. E questo appena il giorno dopo il sito è stato proprio chiuso, non possiamo più fare la spesa al supermercato tramite Ocado. Invece Sainsbury's il giorno dopo, anche lui non accetta più consegne, non fanno più consegne. Tra 2 settimane ne fa 3, sono tutti presi, non ci saranno consegne di cibo dal supermercato qui in Scozia. Volevo infatti raccontarvi tutte le cose sbagliate che ci raccontiamo di noi italiani. Diciamo di noi che siamo i primi a sbagliare, a fregare, a mettere il piede in fallo, a pensare solo ai nostri interessi. E poi invece leggi di francesi che prendono d'assalto i treni per tornare al loro domicilio, come è successo altrove, o di saponi rivenduti a 5 volte il prezzo su Amazon UK, manco fosse il mercato nero, o di supermercati presi d'assalto ovunque nel mondo, ma anche qui in Scozia. Potrei mettervi le fotografie di ciò che manca al momento, però non sarebbero le mie foto perché io non sto uscendo di casa da ormai 10 giorni. Quindi semplicemente immaginate, mancano i prodotti primari, manca la pasta, manca la carta igienica, ci sono cose che tornano ma vengono subito esaurite. No, non solo gli italiani si sono attaccati alla carta igienica, ai barattoli, la farina, e no, non siamo neanche stati i più ignoranti, come ci è piaciuto dire all'inizio. Anche qui in Scozia improvvisamente ricevo messaggi per dirmi che la cura miracolosa è un'arancia. Vivi l'arancia, mangia il limone, vivrai per sempre anche con questo coronavirus che gira. Anche qui in Scozia ricevo catene di Sant'Antonio da persone insospettabili, dove mi dicono, che ne so, bevi il tè, sconfiggi il coronavirus. C'è di tutto, ragazzi. All'estero non sono immuni all'ignoranza, ma soprattutto non sono immuni alla paura. Questo video è il risultato di una ricerca che ho fatto ed è iniziato quando Boris Johnson ancora parlava di immunità di gregge. O di quando ci diceva non andate al pub ma non li chiudeva. Fino al risultato ottenuto negli ultimi giorni, anche qui nel Regno Unito saremo in quarantena per almeno 3 settimane. In tutto questo hanno anche cancellato, per esempio, gli esami dei ragazzi. Quindi gli esami scolastici sono stati completamente cancellati. Per capire il voto si lavorerà molto su quello che lo studente ha fatto nel primo quadrimestre, praticamente. Bisogna però dire che qualcosa il governo britannico l'ha fatto e come. Sto parlando di tutte le leggi che ha messo in atto per tutelare i suoi cittadini. Per esempio, tutte le persone che avranno problemi a pagare il mutuo in questo periodo
possono non pagarlo. Inoltre verrà corrisposta un'indennità dell'80% in caso in cui si perda il lavoro per colpa del coronavirus, non si possa lavorare per colpa del coronavirus. Questo video, diceva, non doveva iniziare con me in ospedale, volevo parlarvi di tutt'altro ed era una settimana che lavoravo a questo video per raccontarvi l'umanità, quella che esiste, quella che siamo un po' tutti noi, seppure con delle differenze che il contesto a volte ci dà. È cambiato questo video quando mi sono trovata a non riuscire a respirare bene l'altra notte e a dover chiamare i paramedici con l'ambulanza per testare come stessi. Non starò a raccontare tutto quello che ho già detto su Instagram e Facebook per non ripetermi. Quello che ci tengo a dire è che io non ero assolutamente pronta, non ero pronta a vedere i paramedici in casa mia per farmi le dovute analisi, i dovuti test, non ero pronta per salutare mio marito per andare all'ospedale da sola, non ero pronta a salire sull'ambulanza, non ero pronta a gestire il mio respiro che si faceva così difficoltoso, non ero pronta a pensare se capitasse a me di non farcela, per esempio, non ero pronta, assolutamente no. Io del coronavirus non avevo paura fino a probabilmente anche un mese o 3 settimane fa. Più il coronavirus si avvicina alla nostra vita e più mi rendo conto di essere spaventata non soltanto per un discorso egoistico personale, per i miei cari eccetera, ma perché nessuno si merita quel tipo di fine lì, nessuno si merita quel tipo di morte lì. Per questo il mio appello, come sempre, è di stare a casa in questi giorni. Ora ho paura ed ho avuto paura facendo entrare i paramedici dell'ambulanza dentro casa mia, perché non sapevo dove fossero stati, perché indossavano una mascherina che in Italia ci dicono che sia inadeguata, perché la persona che mi toccava per farmi le varie analisi mi ha detto: comunque a casa mia sono tutti malati, eh. Quando sono arrivata in ospedale mi aspettavo di vedere l'impatto del coronavirus. Invece in questa sala triage dedicata soltanto ai casi di sospetto coronavirus eravamo in 2 o in 3, tra cui uno che 3/4 del corpo era divino. Nell'ospedale scozzese dove sono andata, quello che mi ha stupito è stata l'assenza di mascherine tra il personale che parlava sì a 3 metri da me, ma comunque eravamo abbastanza vicini ed era la zona adibita soltanto al coronavirus. Mi ha stupito vedere le infermiere tossire o starnutire senza fare questo gesto qui che ormai tutti sappiamo dover fare, e mi sono sentita un po' persa in quel luogo lì, seppure ci tengo a dirlo, mi hanno trattato molto bene. Quello che però è successo è che non sono stata testata, perché avevo la febbre molto alta, ho preso qualcosa per abbassarla, arrivata in ospedale la febbre era scesa e non entravo più nei criteri per essere testata per il coronavirus. Io avrei voluto saperlo, come tutti noi ragazzi. Questa è la mia storia, ma è la storia di tantissime persone che ad oggi hanno dei sintomi più o meno pesanti a gravare sulla loro vita e non sanno se sono portatori, se possono essere contagiosi, se quello che hanno è un'influenza o proprio il coronavirus. Quindi sì ragazzi, ho avuto paura, ho paura di tutto quello che sta cambiando intorno a me, ho paura di non riuscire a vedere più la luce in fondo a questo tunnel. Qui le scuole in Scozia riapriranno probabilmente l'anno prossimo, l'hanno già detto, no? Ho paura di come è cambiata la nostra vita, ho paura che non torni alla normalità, ho paura per tutte le persone che al momento sono più deboli, ho paura per tutti i miei cari, ho paura semplicemente. Il coronavirus mi ha cambiato e non mi ha cambiato in meglio. Sì, ho capito qualcosa in più della vita, ma non avrei mai pagato questo prezzo, non l'avrei mai fatto pagare a nessuno. Come vedete, io oggi riesco a stare in piedi, ho la febbre piuttosto alta, ma non avendo il termometro non vi saprei dire quanto sia questo alto, sento solo che sono bollente, però sto in piedi, riesco a respirare, parlo con un po' di fatica, però insomma ci sono, anche se sappiamo che se fosse coronavirus potrebbe peggiorare in serata, però dai, incrociamo le dita per tutti quanti. Quindi al momento non tossisco, soltanto questa febbre che mi sembra un po' alta ed ho paura, lo voglio dire di nuovo, ho paura, e questa paura mi spinge a dire a tutti quanti di nuovo di stare a casa, perché nessuno questa paura ce l'abbia più, perché nessuno si trovi più su un'ambulanza da solo in ospedale o da solo sul letto o da solo intubato. Facciamo tutti la nostra parte, è importante farla adesso. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video, ci vediamo settimana prossima mercoledì, ciao.